Raga, siamo arrivate all'evento di Fenty Beauty. Mi sono piastrata i capelli. Mi hanno appena chiamata dalla reception perché trasmetteranno un video, un messaggio sulla TV, quindi prepariamoci. I'm super excited to welcome you to the very first Fenty Beauty TikTok Hotel. Sta per arrivare un makeup artist. Ok, raga, stiamo iniziando con il trucco. Abbiamo finito. In realtà, cioè, è finita la base. Mi ha aggiunto un gloss, però gli occhi, niente. Non so per quale motivo. Hanno appena suonato la porta e mi hanno portato una cosa da aprire per scoprirne di più, mi hanno detto. Quindi lo facciamo in diretta, direi. No, raga, ma come posso io rompere una cosa del genere? È stupenda. Mi piange il cuore, ma io vado. Sicuramente. Ok, più cattiva. Ma come faccio? Raga, non si rompe. Ok, ok. Oddio, diventerò enorme con tutto questo cioccolato. Leggiamo. 20% di sconto su tutto. Fenty Beauty e Fenty Skin. Ok, raga, su Sephora, se vi interessa, c'è il 20% di sconto su tutto. E quanto è buono il cioccolato bianco? Quanto? Voi siete team cioccolato bianco oppure nero? Io bianco tutta la vita. Mi sono appena accorta di non avervi fatto vedere la stanza, che è qualcosa veramente di stupendo ed è tutta personalizzata. Adesso vi mostro. Oddio, hanno abusato. Sono venuti a trovarmi due fotografi, raga. Abbiamo scattato un po' di foto. Mi hanno chiamata di nuovo dalla reception e mi hanno detto che ci sarà un altro messaggio sulla televisione. Ok, aspettiamo. Però prima vi faccio vedere la camera, perché prima mi hanno interrotta. Questa è la camera, raga. È tutto personalizzato, vedete Fenty. Qui sulla destra c'è il bagno e mi hanno lasciato anche dei prodotti di skincare. Proseguendo ci sono dei regali da parte di Sephora. Questo quadro stupendo con scritto Carlotta's Room Fenty, raga, mi sento male, ve lo giuro. Tappeto brandizzato, tavolino, televisione dove annunciano i messaggi e poi la postazione make-up. Raga, sono sconvolta, guardate quante cose stupende. Ring light e poi proseguendo c'è la mia camera. Paolino si è perso tutto questo. Ci dispiace per lui. No, scherzo, poverino, sarebbe voluto venire, però domani è un parziale di aziendale. Ci sono ancora un sacco di cose da fare, altre challenge, ma è finito il tempo. Pure i 3 minuti. Vi faccio una parte 2, che dite? Nel frattempo guardate le mie stories perché li vi aggiorno su tutto.